Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Nella società di oggi l'immagine ha una grande importanza e sapere comunicare se stessi in maniera consapevole, positiva ed efficace diventa una competenza fondamentale per affrontare con successo il mondo del lavoro. Se sei un libero professionista o un businessman, avrai già sentito parlare di personal branding. Oggi approfondiremo insieme questo argomento, capendo cos'è il personal branding e quali sono i passi da fare per raggiungere il successo. Prima però, se ancora non l'hai fatto, non c'è momento migliore per iscriverti al canale e per non perderti altri video interessanti come questo. Anche se mastichi poco o niente l'inglese, il significato letterale di personal branding è intuitivo. Devi sapere che questo termine nasce nel 1997 in un famoso articolo di Tom Peters. Il personal branding comprende un insieme di strategie messe in atto per promuovere se stessi, le proprie competenze o servizi. È ormai noto che per avere successo in qualsiasi ambito è essenziale comprendere tutti i segreti che si celano dietro questo termine. L'obiettivo? Fare in modo che il pubblico conosca il tuo nome, lo colleghi a uno scopo e lo valuti in modo positivo, in modo da sceglierlo e fidelizzarsi. Il personal branding permette appunto di emergere sul mercato, evidenziando le proprie competenze e le capacità in grado di intercettare i bisogni del pubblico, così da farsi ricordare. Ma come si fa? Ecco 5 passi fondamentali da fare se vuoi iniziare a costruire anche tu un personal branding di successo. Primo, capisci chi sei. Il primissimo passo da fare è identificare chi sei e che cosa hai da offrire di così allettante al tuo pubblico. Questo è fondamentale per costruire un brand solido e duraturo, diciamo pure che potrebbe essere le fondamenta di tutto. È una fase tutt'altro che facile perché richiede tempo. Devi capire in che maniera vuoi comunicare con il tuo pubblico, ovvero se vuoi essere gentile, ironico o polemico, quali sono le tue competenze e di conseguenza come puoi essere utile agli altri. Capire se hai qualcosa che nessun altro ha da offrire. Per creare un brand personale chiaro e distintivo, devi riuscire a trovare la tua mission. Secondo, trova le giuste parole chiave. Hai la necessità di capire quali sono le parole che le persone usano quando fanno una ricerca su Google e magari stanno cercando un prodotto o un servizio come il tuo. Insomma, devi trovare la tua frase chiave regina, cioè quella frase che rappresenta alla perfezione la tua offerta, i tuoi servizi e il tuo personal brand. Terzo, sii costante nel pubblicare i tuoi contenuti. Pubblica in maniera costante. La qualità dei contenuti che pubblicherai per promuovere il tuo brand deve essere sicuramente di qualità, ma anche la quantità ha la sua importanza. L'obiettivo principale è quello che il tuo brand rimanga in testa alle persone. Al giorno d'oggi le persone sono molto impegnate e distratte dai mille pensieri. Ricordati che tu esisti e che puoi offrire una soluzione unica ai loro problemi, interessi o esigenze. I contenuti che puoi sfruttare per farti notare sono veramente tanti. Puoi creare post sui social, articoli su blog, guide in PDF, infografiche, tabelle comparative, foto e video, ma soprattutto crea un tuo sito web. Ciò è fondamentale perché tramite esso racconti tutto di te, per cui assicurati che sia creato a tua immagine e somiglianza e che sia un bel biglietto da visita per assicurarti un'ottima prima impressione al pubblico che ti incontrerà per la prima volta. Quarto, crea nuovi contatti. Uno dei modi più veloci per creare la tua reputazione è sicuramente offrire un pochino della tua conoscenza come un incentivo ad iscriversi magari alla tua mailing list. Le persone inizieranno a conoscerti e tu inizierai ad accrescere il tuo pubblico. In questo modo, infatti, avrai il loro contatto per scrivergli ogni volta che vorrai proporgli un tuo servizio o omaggiarli con qualche contenuto di valore. Offrire ai tuoi lettori contenuti utili è un modo perfetto per stabilire delle relazioni stabili e durature, anche se al momento non sono ancora diventati clienti. Quinto, esprimi fiducia e non trascurare chi ti segue. La fiducia, ahimè, è la componente più difficile da acquistare e la più facile da perdere. Lavora sodo per difenderla e non trascurare mai chi ti segue. Sii sempre pronto a rispondere a tutti quelli che ti fanno domande, facendo capire quanto loro siano importanti per te. In questo video hai scoperto che cos'è il personal branding e quali sono i passi da fare per crearne uno di successo. Se il video ti è piaciuto, faccelo sapere con un bel like e se ancora non lo hai fatto, non c'è momento migliore per iscriverti al canale. Nuovi contenuti interessantissimi stanno arrivando. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!